full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Ragazze, buongiorno, benvenute in un nuovo vlog o bentornate. Io sto aspettando Riccardo, è andato a portare Ale a scuola, sta diluviando, cioè sta piovendo tantissimo, perlomeno oggi è pioggia, ieri era neve, proprio neve, 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 ha nevicato tantissimo. Se mi ricordo, mentre ve lo racconto, vi lascio qualche immagine perché ho ripreso qualche cosina col telefono ieri, non ho vloggato ma ho ripreso qualcosina. E quindi così vi faccio vedere l'ultima neve, perché penso non ce ne saranno altre, anche perché ormai siamo praticamente a marzo, insomma tra un mesetto, cos'è, più o meno siamo già in primavera, quindi deduco che anche se abito in montagna sia l'ultima neve che abbiamo visto. Ha fatto proprio una spruzzata e ci sono dei paesaggi bellissimi, anche quando siamo scesi per venire in paese si vedeva proprio una meraviglia, una favola. E niente, oggi ho messo la maglietta, quella Love Yourself che presi alla Lidl, e ho messo il cardigan, quello lungo lungo, e mi piace un sacco, veramente super super morbido, e come c'era scritto anche sulla confezione, c'era appunto scritto che era super morbido ed effettivamente è proprio piacevole. In più oggi ho un mal di pancia pazzesco, mal di pancia da... come da ciclo, ma in realtà non è periodo, quindi non capisco. Comunque vabbè, dopo mi prenderò qualcosa, può succedere, boh, non lo so, farò in caso poi, se non dovesse passare, dei controlli e basta. Attendiamo che arrivi Ricky, poi oggi dobbiamo fare un po' di cose, più che altro per il compleanno di Ale. Perché come vi avevo accennato, domenica abbiamo già prenotato in un posto molto molto bello a Torino e ci manca appunto ordinare decori, ordinare la torta, quindi oggi iniziamo ad andare a dare un'occhiata, a prenotare tutto insomma. E poi vorrei prenotare anche la torta, quella con le merendine, non so se avete presente, da portare poi il 7 marzo qui a scuola. Insomma, faremo un po' di queste commissioncine qua e vi portiamo con noi. Si sono invertiti i posti. Lei è diventata autista, io sono diventato il passeggero. Sì. No, ma anche perché è iniziato a diluviare, cioè piove tantissimo, fortissimo, tuttoissimo. E quindi. Mare? Quindi? Oh, si rigira, no? C'è il. Non ti vuole, lo vedi? Lo... Devi togliere il follo. Levate il follo. No, ma perché gli devono levare il follo? Ma no. Vabbè, tuttoissimo. Vi terremo aggiornati in questa nuova avventura di Shamore. Shamore. Appunto. Ho finito l'aglietto. Il burro dobbiamo prendere. Il burro. E la birra. Urgentissimo il burro. No, la birra lasciamo perdere. Facciamo i bravi. Però è buona la birra. Quale prendi? 800 tipi di burro, quello che costa meno. Roberta bella? Giustamente mi faceva notare. Conviene. Il... Conviene. La domanda è a chi? Dove? Esatto. La domanda è, conviene a chi? A loro? Tu pensa. La prendo lo stesso. Cioè, vabbè. Prendiamo le arance che ci facciamo le spremutine. Sono dietro l'arancia. Anche l'arancia la mangio. Mi ha appena sgridato. Perché ho preso. Ho detto. Ha voglia di tomini. Prendiamo il tomino. Sì, ma. E lei mi ha detto c'è da prendere il bagnetto. Ma scusa, lo possiamo fare noi a casa il bagnetto?
L'acqua c'è, le paperelle ci sono, la schiuma e via. Anche la vasca, se vuoi. Appunto, perché dobbiamo prenderlo? Ce l'abbiamo il bagnetto. Sono un genio incompreso. C'è un po' di Pasqua di mare fuori, che non ho ancora visto. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Ma lasciala in pace, povera signora Rossetto. Vergogna. E la signora Bruno Cacao? No, eh. Poi sgrida me con le battutacce. Ho preso da te. Certo, sempre colpa mia. La stessa altezza, le battute. Ah, sto bagnetto. Il bagnetto? Mi piace perché sta così in basso. Perché sto puntando i piedi. Perché? È perché ci sono le altre facce, poi devi sgranare, sfocare. Un duale è il bagnetto. Devi uscire, c'è il bagnetto qua davanti. Oh, Maria, così fa. Dove lo trovo? Ma... Siamo sempre le solite, ragazze. La lotta con gli anziani che ti superano in cassa. Già. Ragazzi, allora, rientrati un attimo per posare la spesa, poi riusciamo. Vi faccio vedere le cose prese dai cinesi da Riccardo. Allora, ha preso le ciabatte, queste qua per Fede. Le ha prese 38, perché Fede ha 38, 38 e mezzo, dipende un po' dalla vestibilità, però speriamo bene. Sono le simili Crocs, diciamo, perché quelle che ha si sono rotte, quindi gliele abbiamo riprese. Poi ha preso una tripla con la tedesca, perché su appunto serviva in camera da letto. 2 euro, vi dico anche i prezzi, se vi interessa le ciabatte non lo so, mi pare 6 euro, dopo chiedo. Poi invece là, questa piattina qua, che anche dice appunto che ci serviva, con tutte le tedesche, le spine ai lati, sembra piuttosto bellina, italiana e tutto quanto, ed è costata un po' di più, 14 euro questa. Poi un ombrellino, mi ha chiesto quale volevo, ho scelto questo un po' frou frou per cambiare un po'. E perché appunto il mio si è rotto, quello che in macchina lo devo buttare, sembra molto molto carino. E questo qua 7 euro, Sanobi, questa marca qua, ed è tutto, adesso non lo apro, ma neanche porterebbe sfortuna perché tanto fuori diluvia, però vabbè, me lo devo tenere in macchina perché tanto è lì puntualmente che lo uso, lo utilizzo di più, invece in casa poi me lo dimentico sempre. Poi invece qui abbiamo un altro piccolino che penso l'abbia preso per Fede, penso, 9 euro, per assurdo è costato più di tutti gli altri, ed è fatto così tipo a tema scozzese con appunto l'apertura, è carino, molto carino anche questo qua, poi piccolino anche perché lui ha già lo zaino sempre strapieno, quindi non, almeno gli entra. E poi un'altra spina preso di queste qua, sempre 2 euro credo, non c'è scritto, a 2,50 questa. Quindi adesso rimetto tutto qua, così si vede poi lui dove va cosa, e vediamo un attimino di provare anche le ciabatte a Fede, che se non vanno abbiamo ancora lo scontrino. E questo è cinesi, e poi mi ha preso anche, però l'ho lasciato già in macchina, ho messo al mio zaino, ma ve lo faccio vedere dopo, un portachiavi di Super Mario, dopo ve lo faccio vedere. Pane, giusto 4 panini perché siamo andati in questa panetteria bar a prendere una bottiglietta d'acqua. Poi siamo passati alla Coop, ragazze, grande delusione, perché dentro la Coop c'è la pasticceria. Sia la pasticceria dove volevo andare che questa, cioè la pasticceria dove volevamo andare aveva un prezzo al chilo, ragazze, che era quasi più del peso al chilo delle torte fatte di pasta di zucchero. Già io volevo fargliela fare di pasta di zucchero, ma siamo fuori tempo perché comunque bisognava ordinarla prima, ma comunque i prezzi sono più o meno 30 euro al chilo. Per una torta di panna 30 euro al chilo mi sembra veramente un po' eccessivo, e quindi niente.
Volevamo vedere qui alla Coop, ma ci ho detto che sono pieni, non hanno posto, e quindi non lo so. Adesso probabilmente la faremo fare nel nostro posto di fiducia, dove andavamo sempre a Torino. La ordiniamo telefonicamente, tanto anche a Torino facevamo così, perché già li conosciamo, sappiamo che pasticceria propongono, cioè molto molto buona e qualità prezzo a un ottimo prezzo, perché comunque siamo in 12, siamo tante persone e ci costerebbe veramente troppo troppo. Preferiamo usare i soldi per altro, sinceramente, quindi se possiamo prendere una bella torta a un prezzo un attimino più contenuto, 30 euro al chilo, grazie, va bene tutto, ma anche no. Allora, vi faccio vedere alla Coop. Abbiamo preso non tantissimo, ma comunque abbiamo speso abbastanza, sui 75, una cosa del genere. Tagliatelle, queste qua, pasta all'uovo, due pacchetti. Ho preso un po' di pacchetti di prezzemolo perché voglio fare appunto il bagnette per i tomini, che ci è venuta voglia, è un bel po' che non li mangiamo. Quindi ne ho presi 4 perché ho guardato una ricetta al volo lì alla Coop su internet e chiedeva appunto 80 grammi di prezzemolo. Io sono pacchetti da 25 grammi, quindi ne ho presi 4. Insomma, quello che avanza si congela e serve sempre quando cucino il pesce, così altre cose. Vabbè, qua scontrino e bollini. Qua ho preso questi 3 pomodori, qua un po' da insalata per quando facciamo le insalate. Ho preso le mie fette biscottate preferite, anche se non sono dietetiche, ma vabbè, tanto adesso dopo il compleanno di Ale dobbiamo tenerci, anche in vista poi di altre cose, ma ve ne parlerò più avanti. Aglietto, avevo terminato. Qua ci sono degli sconti che devo vedere, dunque Alpro e Cremanovi, direi che li tengo. E questo è il primo sacchettino, poi c'è il mega sacchettone che devo tirare su perché pesa. Ecco. Allora, abbiamo banane, abbiamo 2 pacchetti di gnocchi, quelli preferiti, per quando farò il polpo a Riccardo, appunto noi ci faremo, penso, gnocchi e formaggi, che ai bimbi a me piacciono tantissimo, perché a noi il polpo non piace. Poi peperoni, questi qua lunghi, che sapete che adoro fare in friggitrice d'aria, quindi ne ho preso un pacchettino, anche se costicchiano un po' di più di quelli, però mi trovo meglio perché ne metto di più, mi piacciono di più, sono anche più saporiti. Poi parmigiano, cioè grana padano, ho preso 2 di questi qua, un sacchetto di patate sfuse perché costavano nettamente meno della rete, quindi ho preso queste che costavano 1,25 euro al chilo, mi pare, e invece le altre costavano 3,99 euro, un sacchetto da 2 kg, quindi insomma. Un pacchetto di pane bianco classico, una rete di arance tarocco, che tra l'altro avevano il 30% di sconto in cassa, l'ho visto adesso, ma secondo me non me l'hanno segnato, vediamo. E infatti ci avrei giurato, le ho pagate a prezzo pieno, non è giusto. Non è giusto perché se le hanno messe scontate perché sono già mature. Porca c'è la miseria, non me ne sono accorta. E quindi pazienza. Le faremo in qualche giorno. Facciamo spremute a gogo e le facciamo andare, però. Mi spiace perché c'era il 30% di sconto e non l'ho visto, perché sennò di solito in cassa lo faccio presente. Poi tra l'altro arancione su arancione, non si vede neanche sto bollino. Ci sta. E le ho pagate 3,98 euro. Le abbiamo pagate 3,98 euro. Pazienza. Poi ho preso un pacchetto di biscotti, questi qua che piacciono un sacco ai bimbi, perché a loro piacciono un sacco quelli che sanno di cioccolato. E gli unici che sanno realmente tanto di cioccolato sono questi e i pan di stelle. Solo che i pan di stelle 4,50 euro, un pacchettino piccolo, quindi mi sono rifiutata. Poi questa volta ho voluto prendere un chilo di queste bustine di zucchero, perché anche quando viene qualcuno, tutte le volte girare con sta zuccheriera, no? È un po' una scocciatura, poi cerca 3000 cucchiaini, cioè nel senso faccio così, poi do il cucchiaino, insomma è una rottura. Invece uno mette da una bustina a testa il suo cucchiaino e arrivederci e grazie, ed è più pratico secondo me.
Quindi magari non lo useremo per noi o quando proprio non abbiamo voglia. Ogni tanto usiamo la bustina anche noi, però per quando viene qualcuno è utile. Yogurt, questi qua di Super Mario che piacciono un sacco ai bambini, li ho presi tutti e due alla fragola perché puntualmente vogliono quella alla fragola, la banana mi rimane in frigo, quindi ho fatto prima. Poi appunto i famosi tomini, limoni. Questo è Riccardo che è andato in bagno. Succhi di frutta, questi qua li ha presi, pesche mango, gusto nuovo. More! Non lo so, vuoi fare altro? Spel naso, tira l'acqua. Il video già è solo cucca nel video. Panna perché avevo preso i cubetti di prosciutto, così mi ero svegliato una mattina, ho detto oggi prendo cubetti di prosciutto. Il problema è che non saprei cosa farci se non la pasta panna e prosciutto, che tra l'altro l'avevo presa perché Riccardo adora questo tipo di pasta. E quindi ho preso la panna, poi un pacco di zucchero normale, un pacco di cracker di soia. Vabbè, ha sbagliato, fonte di proteine, secondo me voleva prendere integrali, ma fa niente. Poi un kiri che piace anche tanto ai bimbi, il burro. La passata di pomodoro, qua c'è l'altro parmigiano, il grana padano, mozzarelle e questo tè che mi ha preso Riccardo perché c'è il mio Pokémon preferito, c'è Eevee. E basta, questo è tutto, credo. Adesso sistemo tutto e riusciamo. Ti hai sentito tutto? Che hai tirato l'acqua, che hai soffiato il naso, trombettina, che hai la tosse. No. C'è qualcosa che va in frigo? Qualcosa che va in frigo, tutto. E allora dai, è tardi. Dai, è che è tardi. Dai, è tutto. Lui è quello che ha tirato l'acqua prima. Oh, c***o, vuoi cagare? Ragazzi, che magnata, ci siamo mangiati il sushino e niente, siamo ancora qua che pensiamo per la torta. E invece per il decoro che dovevamo prendere devo passare domani mattina perché abbiamo telefonato e stamattina era chiuso. Apre poi nel tardo pomeriggio alle 4, ma noi non torniamo apposta, anche perché non è che è vicinissimo, quindi domani mattina lascio i bimbi oppure vengo giù un po' prima per prenderli e passo io a scegliere. E basta. Quindi niente, per la torta, come vi dicevo, pensavamo di andare nel solito posto dove andavamo quando abitavamo a Torino e la ordiniamo telefonicamente, la ritireremo domenica mattina. Pazienza, è l'unico modo perché altrimenti non ci stiamo poi con i tempi. E niente, Fede, sì, Fede, Ricky è andato a prendere Ale a scuola, poi ci lascia a casa, perché comunque io devo andare in bagno. Detto sinceramente, devo andare in bagno e devo prendermi un Oki perché non sono super in quadro. E quindi ci lascia a casa e poi viene lui a prendere Fede dopo. E così ci vediamo poi a casa, anche perché anche a casa devo fare un po' di roba, tra cui far partire una lavatrice e un'asciugatrice. Già che appunto piove, è dirotto e fa freddo cane. E poi niente, passo la lavapavimenti perché non stando bene non ho voglia di mettermi lì a lavare con lo straccio. Faccio che aspirare e lavare tutto con la lavapavimenti, con la Tineco e va bene così. Oggi è un po' strano, oggi è un po' strano. Ah, tra l'altro, il portachiavi che vi dicevo prima, aspettate che è questo qui. Carinissimo. Con scritto Lucky e il funghetto, perché sa quanto amo Super Mario, cioè Harry Potter e Super Mario, le cose che adoro di più.
ragazzi, allora, acceso il camino, siamo rientrati. C'è Ale qui con le cuffie che si sta guardando un filmetto mentre aspettiamo Ricky e Fede che sono andati a prendere altra legna. Volevo farvi vedere per intero il appunto il cardigan, davvero carino. La maglietta ha questa scritta qui, morbidissimo e bellissimo. Ragazze, non doveva finire così questa giornata, però è finita così. Mi sono girata un attimo, ma in realtà sono girata di là col computer che mi sto vedendo Vampire Diaries, mi piace tantissimo. E sono mesi e mesi e mesi che dico adesso me la ricomincio. E quale occasione migliore se non quando non si sta tanto bene? Comunque niente di grave, ragazze, solo che in realtà già da stamattina che avevo un po' di fastidio e quindi un forte mal di gola, cioè forte, in realtà ho un dolore a deglutire. Adesso ho sentito appunto già la dottoressa e mi ha dato la solita cura che mi dà tutti gli anni. Adesso vediamo un attimino se passa così bene, se non andrò anch'io di antibiotico come era successo a Riccardo, ma c'era da aspettarselo perché comunque ho già resistito tanto, più di un mese che va avanti anche lui, quindi prima o poi e quindi niente, dai, speriamo che i miei anticorpi tengano duro e speriamo appunto che passi così senza bisogno dell'antibiotico, anche perché poi tutte le volte che lo prendo mi si abbassano un po' le difese immunitarie, invece questa volta avevo tenuto duro quindi le mie difese sono state abbastanza forti, ecco. Comunque niente, era giusto per salutarvi, anche perché prima di cenare ho cenato qui in camera. Prima di cenare ho visto appunto, ho iniziato a montare questo video e devo finire, e poi appunto ho cenato e ho detto almeno quando ceno il vlog lo metto da parte, mi guardo una serie che mi piace. E niente ragazze, cerco di rimettermi in forma presto, anche perché tra 4 giorni c'è appunto il famoso compleanno che festeggeremo un pochino prima, però mi dispiacerebbe un sacco stare male proprio domenica, quindi andrei anche strisciando, anche perché abbiamo prenotato la torta alla fine. Ho mandato anche la foto che voglio mettere sopra la torta, ma non vi dico nulla, poi la vedrete, è pronta. E quindi ci tengo tanto, quindi teniamo duro e ci rimettiamo in forza per domenica. E devo anche rifarmi le unghie, assolutamente. Ci provo magari domattina, visto che domattina porto i bimbi e sono sola perché Riccardo fa il mattino, quindi magari mi pulisco veloce casa e poi mi dedico anche alle unghie, mi rilasso un po', mi guardo qualcosa. Basta ragazzi, vi mando un bacino e ci vediamo domani, vedo come va, se riuscirò a girare qualcosa, se no ci vediamo dopodomani, ci proviamo. Vi voglio bene. Mua.